E ora, dopo la storia di Vasta Arredo che pensa alle scuole da 0 a 18 anni, la storia di Vuetel che pensa a sfruttare le possibilità di internet per giovani italiani ma anche per giovani africani. Vuetel, azienda romana specializzata in servizi di telecomunicazione internazionali in Africa, è nata dall'intuizione di Giovanni Ottati. Obiettivo: aumentare la connettività dei paesi africani e del Mediterraneo con il resto del mondo, sviluppando il settore delle telecomunicazioni ed espandendosi in un mercato complicato ma con enormi potenzialità, come spiega appunto Giovanni Ottati. L'idea nasce dal fatto che la nostra è un'azienda di servizi di telecomunicazioni internazionali. Il mercato dei servizi di telecomunicazioni internazionali è un mercato estremamente competitivo, fatto di operatori di grandi dimensioni. Il continente dell'Africa subsahariana e del Mediterraneo è sempre stato, anche per i grandi operatori, un mercato estremamente difficile. Quindi l'unico spazio possibile e immaginabile per una nuova impresa era di entrare su questo mercato. Chiaramente l'ho fatto perché venivo da un'esperienza più che 25-ennale maturata all'estero con Telecom Italia, dove mi sono occupato prevalentemente di Medio Oriente, Mediterraneo e Africa subsahariana. Lei è andato alla conquista dell'Africa, ma è stata anche un'idea che è anche una conquista per l'Africa. Portare internet in Africa è semplice a dirsi e difficile a farsi. Chi è che l'ha aiutata e che cosa è successo per mettere in piedi questa impresa? Dove siete? In quali paesi adesso? Siamo costruiti una posizione molto forte nei paesi dell'Africa occidentale di lingua francofona e in tutti i paesi del Maghreb, in maniera particolare in Tunisia ed Algeria. Non ci ha aiutato nessuno. Ho investito tantissimo sui giovani studenti e giovani universitari italiani. Questo è un ottimo punto che riguarda proprio i giovani che purtroppo hanno delle difficoltà anche a cercare, a trovare lavoro. Soltanto 12 nuovi laureati sono stati assunti tra dicembre dell'anno scorso e gennaio di quest'anno. Oggi abbiamo circa 60 persone, di cui 30 in Italia e 30 distribuiti tra Mediterraneo e Africa subsahariana. Abbiamo 10 ingegneri in Tunisia, altri 20 ingegneri tra Burkina Faso, Benin, Togo e Niger. Trovare mercato dove non c'è. Questo è un principio delle nuove idee della nuova economia frugale e orizzontale. Quindi lei ha trovato un mercato che in realtà, secondo i dati, è un mercato, diciamo, che ha forti potenzialità. Sulla nostra rete viaggiano le comunicazioni telefoniche di più di 200 operatori telefonici mondiali e più di 1 miliardo di abbonati alla rete telefonica. Noi praticamente noi mettiamo a disposizione dei più grandi operatori di telecomunicazione mondiale le nostre infrastrutture. Ecco, i vostri volumi di fatturato, per renderci conto in generale di quanto possa essere sviluppato, quanto si è sviluppato in questi anni il business e questo settore che è altamente importante per un continente come l'Africa. Io ho cominciato questa azienda e l'ho fondata nel 2009. Mi ricordo ancora la data della prima fattura, il 15 giugno 2009, 1.500 euro. Oggi noi chiudiamo il 2015 con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro e prevediamo nei prossimi 3 anni di raddoppiare questo risultato. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate.